Ed eccoci a uno dei monti più caratteristici dell'Islanda. In realtà secondo me è tutto quanto una roba ormai di Instagram, perché come questo ci sono altri monti, ma avrà una storia. Kirkjufells, che scrivere da sotto qualche didascalia. E questa è tutta l'avifauna che si può vedere in questa zona, compreso il nostro amato, odiato Buffy, anche se un grifone è molto più figo. Adesso arriva il guado. Eccola. Inizia a vedere un po' di paesaggio brullo, questo schiumaggio, che soprattutto qua dovrebbe essere la tana di un elfo, che adesso a quanto pare non c'è, o forse sta dormendo. Siamo vicini ad arrivare sotto la cascata, il nostro Frodo e Frodo è ancora lì, la nostra macchina invece è lì. Che cazzo? Ah. Parla di pietre pericolanti, al di là di quelle, questa qua, ecco che si passerà sotto. Dai, prego, di là, scusa. Ma ormai arriviamo sotto la cascata, siamo qua. Adesso c'è un paesaggio completamente congelato. Briga sul riscaldamento globale e indovina la testa, chiaramente un beagle. Il cavallo ha fatto la curva troppo stretta, ma si sa che perde il pelo con il vizio. E c'è anche la sua merda qua. Ecco, in lontananza si staglia il Kerit, che è un vulcano con dentro nel cratere un ghiacciaio o un lago, anzi scusate, stiamo arrivando come ultima tappa. Polizia, ambulanza, attenzione! Incredibile! Cosa ti dovevi accostare forse? Eccoci all'ultima attrazione. Sentito, ho registrato uno scorreggiato. Slippery, sì. Ritorno al sentiero slippery. Questi cazzo di sassini sono super scivolosi. È very slippery, yes.